Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Renzo, Boschi, Lotti sono tutti indagati, finanziamento illecito, somme per l'attività della corrente politica attraverso la Fondazione Open. A dare la notizia il quotidiano La Verità, poi la conferma dell'agenzia ANSA. Sono stati iscritti nel registro degli indagati presso la Procura di Firenze. A ricevere l'avviso di garanzia inviato il 2 novembre scorso anche Alberto Bianchi e Marco Carrai. Le somme, secondo gli inquirenti, erano dirette a sostenere l'attività politica dell'ex premier, dell'ex ministra e dell'ex ministro dello sport. Calabria, il commissario alla sanità Cotticelli in TV dice: devo fare io il piano operativo Covid, non lo sapevo. Conte lo sostituisce con effetto immediato. La surreale intervista del commissario calabrese, che ha ammesso di non essere a conoscenza delle disposizioni di governo né quante siano le terapie intensive nella regione di cui è plenipotenziario per la sanità, lo scopre solo leggendo un documento davanti alle telecamere di Rai 3. Interviene il presidente del Consiglio e dice: va sostituito, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore. E lui si dimette. USA 2020, il discorso di Biden agli americani. Lasciamoci alle spalle rabbia e demonizzazioni. È tempo di unirci come nazione. Non importa per chi abbiate votato, dobbiamo lasciarci alle spalle la rabbia e la demonizzazione. Sono le parole che il candidato Dem alla presidenza USA, Joe Biden, mentre sono ancora in corso le operazioni di spoglio. È tempo per noi di unirci come nazione per guarire, ha detto. Parole che Biden ha rivolto a tutti i cittadini americani, anche a quelli che non hanno votato per me, per i quali lavorerò con impegno, ha detto. La Procura di Genova sta verificando i dati trasmessi a Roma per la determinazione delle zone di rischio. La Liguria è in fascia gialla. Nei giorni scorsi i PM hanno aperto un'inchiesta conoscitiva senza ipotesi di reato dopo le immagini di pazienti in ambulanza in attesa per ore prima di essere visitati negli ospedali. L'obiettivo è verificare se un piano anti-Covid è stato messo a punto nei tempi previsti da ALISA, l'Agenzia della Sanità della Regione, gestita dal commissario Walter Locatelli. Patrick Zaki, rinviato al 21 novembre l'udienza al Cairo, lo studente in prigione da 9 mesi. I giudici dovevano decidere sul prolungamento della sua carcerazione, ma la seduta è stata rinviata per motivi di sicurezza. Arrestato a febbraio e detenuto a Tora dal 5 marzo. Notizie da Napoli e dalla Campania. Neonato morto, il ginecologo che ne ha seguito la madre dice: bisogna accertare se poteva essere salvato. Ha la voce rotta dall'emozione Giovanni Festa, 45 anni, da 20 anni medico di fiducia della famiglia di Maria, la giovanissima mamma che in una clinica del Vomero ha perso il suo bimbo. È straziante quando quello che dovrebbe essere un momento di gioia si trasforma in dolore, spiega così a Napoli Today. Ho scelto di fare il medico, in particolare il ginecologo, perché lo considero il lavoro più bello del mondo. Sono sempre stato per la vita, ho sempre scelto la vita. La nostra missione di medici è stare accanto a chi soffre. De Magistris dice: situazione sanitaria molto grave a Napoli, ospedali al collasso e le ambulanze non arrivano. La situazione a Napoli dal punto di vista sanitario è molto grave e ci preoccupa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 1000 contagi, i pronto soccorso sono presi d'assalto, gli ospedali sono al collasso, i reparti sono in affanno, ci sono persone che hanno difficoltà a ricevere cure presso la propria abitazione e le ambulanze non arrivano. Diventa necessario in questo momento interrompere la crescita del contagio. Eppure, di fronte a dati reali che preoccupano tutti, il governo ha indicato la Campania e Napoli come zona gialla, nonostante 15-20 giorni fa il presidente della regione indicava come imminente un lockdown regionale e nonostante il consulente del ministro Speranza ancora ieri sosteneva che Napoli deve essere zona rossa. È il grido d'allarme del sindaco di Napoli, De Magistris, rivolto ai napoletani, a cui chiede una grande cautela e attenzione per tentare di contenere l'epidemia da Covid-19. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 542 nuovi contagi e 12 decessi in Friuli Venezia Giulia. Rimangono 44 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 260 i ricoveri in altri reparti.
Ripresi i lavori sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, gli uffici spiaggia interessati dall'intervento sono in tutto sei, uno dei quali già completato lo scorso anno. Sono ripresi i lavori legati al rivestimento degli uffici spiaggia Lignano Sabbiadoro, eseguiti dalla ditta Adria Cossos, che è subentrata nelle quote della RTI di Polese. Gli uffici spiaggia interessati dall'intervento sono in tutto sei, uno dei quali già completato lo scorso anno, come dicevamo. Scontro automoto in viale Miramare. A Trieste una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto appunto questa mattina. C'è stato questo scontro appunto in viale Miramare, ma per cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, che è intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità. Una moto e un'auto sono entrati in collisione. Il conducente della moto è stato sbalzato sull'asfalto, restando ferito in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza, che ha soccorso la persona in sella alla due ruote. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.